Ciao a tutti! Oggi confronteremo insieme due rasoi elettrici, il Philips Series 7000 S73-7041 e il Philips Series 5000 PT84926. Sono due modelli appartenenti a una fascia di prezzo media con caratteristiche tecniche differenti che li rendono adatti a utenti con esigenze diverse. Ma quale dei due prodotti è migliore? Scopriamolo in questo video confronto. Iniziamo con il fattore relativo alle lame di cui sono dotati i due rasoi elettrici. Il Philips Series 7000 dispone di tre testine rotanti con tecnologia Comfort, progettate specialmente per chi ha una pelle molto sensibile e desidera una rasatura delicata. Il sistema Super Lift and Cut consiste nell'azione combinata di due lamine, la prima solleva il pelo e l'altra lo rade, ed è ideale per chi si rade di frequente oppure ha una ricrescita piatta del pelo. Per quanto riguarda il Philips Series 5000, segnaliamo che le tre testine poste sul blocco radente sono mobili appositamente per seguire i contorni del volto in maniera più fluida possibile. Quest'ultimo tipo di testine risulta però meno versatile, poiché non è possibile applicare testine di diverso tipo come quella di regola barba. Passiamo adesso al secondo fattore, quello che riguarda la struttura dei due modelli. Anche in questo caso la bilancia pende dalla parte del Series 7000, che merita una valutazione migliore. Questo rasoio elettrico ha una forma ergonomica e un'impugnatura con una superficie antiscivolo. Queste caratteristiche lo rendono molto maneggevole. Si tratta di aspetti importanti che incidono notevolmente sulla qualità della rasatura. Le differenze con il Series 5000 sono evidenti ma non enormi. Anche quest'ultimo ha una struttura ergonomica ma più massiccia e perciò risulta un poco meno maneggevole. Proseguiamo la nostra analisi con la valutazione del fattore alimentazione. Da questo punto di vista il Philips Series 5000 merita un voto più alto. Questo modello dispone infatti di una batteria con un'autonomia di 50 minuti, che richiede un tempo di ricarica di circa un'ora. Si tratta di caratteristiche identiche al Philips Series 7000, con la sostanziale differenza che quest'ultimo, essendo dotato della tecnologia Wet and Dry, che gli consente di essere utilizzato sotto acqua corrente, non permette un utilizzo concavo. Entrambi gli apparecchi offrono la possibilità di fare una ricarica veloce. In 5 minuti si avrà a disposizione una carica sufficiente per portare a termine una rasatura completa. Per quanto riguarda le funzioni e gli accessori, questi due rasoi elettrici ottengono voti molto simili. La leggera differenza è dovuta principalmente al fatto che il Philips Series 7000 dispone della funzione Wet and Dry e consente di sostituire le lame per la rasatura con testine di altra tipologia, ad esempio quelle per regolare la barba. Entrambi i modelli hanno un indicatore LED che mostra alcuni aspetti importanti come lo stato della batteria, quello delle lame, se è necessario sostituirle, e l'indicatore di ricarica. Il Philips Series 7000 ha in dotazione una pratica custodia da viaggio per trasportare sempre con sé il rasoio. Il Philips Series 5000 ha invece una base igienizzante che può costituire anche un comodo alloggio nel momento in cui non si sta utilizzando il prodotto. Infine abbiamo preso in esame il fattore manutenzione. Nel complesso i due rasoi elettrici meritano la stessa valutazione. Come abbiamo visto, in dotazione al Series 5000 si può trovare una pratica base igienizzante, che permette di avere un prodotto sempre pulito e perciò più performante. Il blocco lame si può inoltre aprire e pulire in tutta comodità. Il Series 7000 permette di lavare l'intero apparecchio sotto acqua corrente e averlo sempre pronto all'uso in perfette condizioni. Si tratta di due diversi metodi di manutenzione che offrono un ottimo livello di pulizia. Possiamo concludere questo video confronto dicendo che è il Philips Series 7000 S73-7041 ad uscirne vincitore. Ad ogni modo, entrambi i modelli possono essere adatti per coloro che desiderano un apparecchio in grado di effettuare rasature delicate e di buon livello. Grazie per averci seguito, alla prossima, ciao!